Il 3 dicembre si celebra in tutto il mondo la giornata dedicata alle persone con disabilità. In primo piano, come sempre, ci sono i temi della sensibilizzazione, della promozione, dei diritti e del benessere dei più fragili. È una ricorrenza che, tra l'altro, tra il 2020 e il 2021 ha assunto e assume un valore ancora più forte alla luce delle pesanti conseguenze portate dalla, pandemia. Molti di questi temi li trattiamo, a Salute in Rete, in compagnia di Paolo Bandiera, che è direttore affari generali di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Non occorre ricordarlo, ma perché no? Grande realtà che da oltre 50 anni è impegnata attivamente nella difesa dei diritti e anche del diritto al lavoro dei disabili. Dottor Bandiera, intanto grazie per la disponibilità e ben trovato. Io con lei vorrei Grazie a partire. voi, è un piacere essere qui con voi. Piacere nostro. Partirei un po' dallo status quo, intanto, cioè gli ultimi 2 anni a cui facevo accenno in precedenza, no? Caratterizzati da pandemia, emergenza sanitaria. Ecco, nel paese sono state di fatto aggravate le disuguaglianze che già erano preesistenti, purtroppo, in Italia. Beh, non c'è dubbio che la pandemia abbia messo a nudo non soltanto i problemi in ambito sanitario e quindi la necessità di un potenziamento della medicina di territorio in particolare, ma anche le enormi differenze tra territorio e territorio, non soltanto quindi tra regione e regione, ma anche tra azienda sanitaria e anche tra comune e comune. Avevamo prima della pandemia delle profonde difformità di risorse, di modelli organizzativi, di capacità di risposte tra nord e sud, ma anche tra città metropolitane e periferia, e tutto questo evidentemente si è amplificato con la pandemia e devo dire che uno degli aspetti che è venuto fuori prepotentemente è proprio quello della necessità di lavorare su un nucleo garantito di diritti per tutti, in termini di coesione, di equità, di certezza. E sicuramente abbiamo assistito nel campo della disabilità, a situazioni in cui cittadini che sono stati non più gestiti dai servizi diurni, semiresidenziali, sono stati presi in carico dalle famiglie senza un minimo di capacità di riadattamento, di ristori reali, di passaggio di competenze, di addestramento per questo ritorno a casa. Certamente abbiamo avuto delle persone che si sono rifugiate nelle case per paura del contagio e questo anche con la rinunzia alle cure, soprattutto per cronicità gravi. Questo ha comportato, e lo misureremo nei prossimi anni, un peggioramento delle condizioni complessive di salute che diventa irrimediabile e quindi su cui dobbiamo sicuramente fare interventi. E poi un senso complessivo di isolamento, anche il lavoro stesso, se ne parlava prima, poi torneremo su questo aspetto, il lavoro agile, sia protetto dal contagio sicuramente ha determinato una perdita di relazioni sociali, di modelli di inclusività che poi è difficile recuperare. Quindi queste sono le sfide, andare oltre queste disuguaglianze amplificate dalla pandemia. Devo essere giocoforza schematico per i tempi che abbiamo a disposizione, però non voglio trascurare nulla. I passi che avete compiuto come AISM negli anni sono stati sicuramente significativi. Cito solo 2014, Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla, l'agenda della sclerosi multipla nel 2015, l'anno successivo 2016 il barometro della sclerosi multipla, di fatto poi tre progetti che viaggiano di fatto assieme, ecco. E io le chiedo proprio alla luce di questi strumenti e ad oggi, questi strumenti che quadro hanno tracciato, che urgenze soprattutto portano a mettere in risalto? Beh, un primo aspetto è quello legato ai diritti. Una carta dei diritti che non è un documento astratto, ma è una volontà ferma di calare nella quotidianità, nella pratica, nei processi, nelle leggi, nelle politiche, un'idea di diritto come fattore di sostenibilità e di garanzia reale. Oggi si parla tantissimo di sostenibilità ambientale. Dobbiamo recuperare in questo concetto di sostenibilità, quella economica, ma quella sociale, che passa attraverso una garanzia reale dei diritti. L'agenda è uno sforzo che consegue appunto a questo quadro, questo perimetro dei diritti, di costruire assieme con tutti gli interlocutori le risposte, non soltanto il pubblico, non soltanto il no profit, anche il mondo profit è fondamentale. Dobbiamo avere la capacità di intessere nuovi modelli di partenariato pubblico-privato partecipati, in cui ci siano autonomie e distinzioni di ruoli, ma delle formule innovative, anche queste di sostenibilità reale, di innovazione reale,
per dare risposte di comunità di territorio. Lo dico perché nel momento in cui abbiamo anche delle nuove linee guida per l'amministrazione condivisa, non si può pensare di andare avanti con dei modelli di affidamento di pacchetti di servizi attraverso il sistema degli appalti. Dobbiamo ripensare le formule della coprogrammazione e della coprogettazione. E questo vuol dire fare un'agenda comune, l'agenda della scoperta multipla che diventa l'agenda del paese e viceversa. Quindi noi stessi che ripensiamo la nostra azione, la nostra missione, le nostre finalità istituzionali in un quadro di benessere e di risposte collettive. E in ultimo il barometro, diamoci una capacità di misurare i fenomeni, oltre le statistiche, con un pensiero critico che ci deve dare la capacità di elaborare assieme una nuova governance delle risposte. Questo è il passaggio fondamentale per il PNRR. Quindi strumenti che in realtà, se vuole, sono un paradigma di un modello d'azione collaborativo di corresponsabilità. Certo, certo. Citava i diritti. Siamo dentro una data significativa, no? Ed è chiaro che purtroppo spesso le date in questo paese sono date e perciò si ricordano le ricorrenze il giorno stesso. Quando si fa cenno ai diritti e ad una programmazione necessariamente più ampia e più condivisa, si lavora giorno per giorno. Ecco, c'è la sfera del diritto al lavoro, ma non solo, perché parliamo delle sfere dell'inclusione sociale da mettere in risalto, l'accesso all'assistenza sanitaria, come Confcommercio Salute ce ne occupiamo di fatto quotidianamente. Penso anche all'accesso all'istruzione, perché quando parliamo di diritti delle persone con disabilità o appunto patologie croniche e quant'altro, è importantissimo anche questo aspetto. C'è l'ONU che a più riprese, no, ha sottolineato la necessità di un approccio integrato nell'affrontare il problema. Credo che in questo senso un po' si torni alle parole che dicevo in precedenza, cioè quindi non far sì che le date siano solo date. Però quanto siamo ancora lontani nel concreto da questo quadro? Beh, una giornata importante, come ricordava, per il mondo della disabilità, che vuole riproporre con forza questo modello affermato dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, una convenzione del 2006 che è stata recepita in Italia con la legge 18 del 2009 e che deve permeare concretamente tutte le norme e le politiche del paese in un'ottica intersezionale, come giustamente ricordava, superando quindi i comparti. Lavorare in salute vuol dire liberare anche il progresso, concorrere alle persone con disabilità o ai pazienti gravi di poter esprimere un potenziale di lavoro, di spiegare talenti che poi fanno chiaramente economia e fanno PIL. Lavorare sulla parità di genere vuol dire concorrere, come ci ricorda anche la Banca d'Italia, a un recupero di un pezzo di prodotto interno lordo che altrimenti vanifichiamo e disperdiamo, e così dicendo, andando avanti. Ma sicuramente quest'anno è un anno importante, perché abbiamo il 13 di dicembre questa conferenza nazionale sulla disabilità, in cui faremo il punto sullo stato di attuazione della Convenzione. Andremo a tirare le fila del lavoro svolto dall'Osservatorio Nazionale per l'applicazione della Convenzione ONU, cui AISM, cui personalmente partecipo, e porremo i fondamenti per il nuovo programma d'azione sulla disabilità. In un momento in cui si sta preparare all'interno del PNRR una nuova legge quadro sulla disabilità, che finalmente ricompone in modo unitario, anche attraverso strumenti nuovi, il progetto individualizzato, il budget di salute associato alla persona, il dossier personale, tutti questi frammenti di risorse, di processi che devono essere invece ricomposti dal punto di vista sia degli istituti ma anche della persona. Quindi il vero fattore aggregante è la persona e il cittadino. Prego. No. Proprio dalle sue considerazioni sviluppavo gli ultimi due spunti, due ragionamenti, no? Citava legge quadro, quindi legislazione. Ecco, a proposito dell'analisi un po' del paese sull'argomento, che è davvero cruciale, deficit di legislazione, mi sembra che allora in questo senso, insomma, non ce ne siano, o meglio, fare un'analisi complessiva ora servirebbe un'intera giornata. Però non è che poi allora in questo paese i deficit maggiori subentrano quando i livelli di attuazione delle norme devono essere poi messi in campo. Beh, guardi, non c'è dubbio, perché proprio nel campo della disabilità semmai abbiamo avuto una ipertrofia normativa, una stratificazione di disposizioni che ha portato a una complessità straordinaria, e quasi neanche gli addetti ai lavori sono in grado di gestire e maneggiare norme che risalgono a volte a 30-40 anni fa, che richiedono di essere riprese, riviste, attualizzate, con una giurisprudenza
che fiorisce di volta in volta e con interpretazioni uniformi, se pensi al tema del riconoscimento dell'assegno per invalidità parziale dell'INPS e, no, e la sussistenza o meno dei requisiti per l'ammissibilità, che è il tema di cui stiamo discutendo. Serve una semplificazione, un quadro unitario e serve soprattutto l'effettività. Da questo punto di vista, vede, penso che come in campo sanitario c'è una battaglia per i LEA, dovremmo portarci a casa, e questo è previsto finalmente anche dalla legge delega e anche, devo dire, dall'articolo 43 della legge di bilancio in discussione in questi giorni, che finalmente ci siano dei livelli essenziali di prestazioni sociali da integrare con i LEA. Dobbiamo pensare che i livelli essenziali di prestazioni vadano applicati a tutti i comparti e gli ambiti. Parliamo di lavoro. In questo momento stiamo mettendo mano alle nuove linee guida della 151, Jobs Act, per i servizi di collocamento mirato. Anche in quel caso non basta prevedere raccomandazioni, ma hanno definiti degli standard che poi vengono tradotti anche in livelli di certezza per i cittadini, con tanto di informazione abilitante, di carte dei servizi, perché un conto è un'aspettativa, un interesse legittimo, condizionato dalle possibilità della pubblica amministrazione, un conto è la certezza del diritto. Questo fa la differenza di un paese civile oppure un paese soltanto avanzato dal punto di vista della tecnica normativa. Certo. E quindi oggi la legge delega ci dà un quadro diverso e effettivamente anche i fondi che arriveranno dal PNRR, parliamo di 500 milioni di euro che vengono destinati a questi percorsi di autonomia e che richiedono nuovi strumenti e nuovi modelli, anche valorizzando l'apporto delle associazioni come la nostra, sicuramente possono segnare il passo e fare da apripista per nuovi modelli di sostenibilità reale e di effettività dei diritti. La ringrazio già anticipatamente, le giro l'ultimo spunto, è stata una chiacchierata ricca di contenuti davvero, davvero proficua, ma non avevamo dubbi. Siccome l'ha citato in precedenza, è importantissimo, non voglio sottolinearlo per ultimo come argomento e voglio assolutamente tornarci. Citava uguaglianza di genere, pari opportunità, anche come AISM avete fatto, insomma avete lavorato molto su questo fronte e vorrei una sua riflessione, perché sono temi questi sui quali occorre, credo, riflettere. C'è anche lì un problema, quando parliamo di diritti dei disabili allegato alla questione diritti lavoro, c'è tutta questa partita. Sì, c'è una questione fondamentale che dobbiamo iniziare a approcciare secondo una prospettiva che noi definiamo intersezionale, che è legata anche alla discriminazione multipla, cioè il fatto che laddove coesistano delle condizioni di fragilità o di debolezza che possono derivare da una combinazione di fattori, il genere, la disabilità, bisogna avere una comprensività di risposte e unire queste dimensioni. Lo dico perché nel nostro caso noi siamo consapevoli che le donne con disabilità, ad esempio dai 40 ai 50 anni, siano più esposte, ma in misura enormemente superiore, alla perdita del lavoro. Sono sopraffatti anche dalle responsabilità familiari, mancano politiche di conciliazione vita, cura, lavoro. Le donne nel nostro modello di welfare si fanno anche carico, ancorché persone con disabilità o con gravi patologie, della responsabilità di cura degli anziani. È evidente che c'è una sollecitazione che non è governabile e gestibile. Oggi sta per arrivare anche un testo unico sui caregiver, a breve, speriamo che venga liberato questo testo unico. Dobbiamo anche lì pensare a una tutela rafforzata per le donne. Se si parla di opzione donna, dobbiamo capire se possiamo anche introdurre delle misure aggiuntive per le donne con disabilità. Su questo parato noi abbiamo lavorato proprio in questi giorni, anche con Fish, con il centro studi di Fish, per proporre una batteria di emendamenti molto orientati rispetto a tutte le norme sul lavoro 79 seguenti della legge di bilancio, per garantire che ci sia questa prospettiva intersezionale e che le donne con disabilità godano, anche dal punto di vista della parità salariale, di una protezione rafforzata, perché è questo il modo per garantire l'effettività dei diritti quando ci sono appunto situazioni di fragilità e debolezza che coesistono e che si sommano. Quindi un tema centrale che dobbiamo affrontare in modo ampio e comprensivo, con una visione prospettica, insomma, in cui tutti ci mettiamo del nostro. Paolo Vandiera, direttore affari generali di AISM, che ringraziamo per essere stato con noi qui a Salute in Rete in questa giornata senza dubbio significativa. Vandiera, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a tutti voi. Alla prossima, arrivederci.